La formazione però si fa anche con i formatori e quindi io credo che chi assicura veramente la qualità del risultato finale è propriamente il formatore. E ora vorrei pregare di venire qui Giuseppe Patrone, che ha passato una vita a fare questo mestiere, che è uno dei mestieri più difficili del mondo. Con lui vogliamo, oltre al riconoscimento della sua attività, che è data da prima del 50, vogliamo dare idealmente un premio a tutti i formatori, a tutti coloro che hanno svolto questa attività. Come Licini ha frequentato i corsi in Apli a Napoli, per molti anni ha fatto l'istruttore di cantiere, la scuola di Genova sotto la direzione di Edoardo Picollo, altra grande figura del nostro sistema scomparsa negli anni 90, aveva molti cantieri scuola al suo tempo. Poi ha fatto il formatore in aula e infine il formatore dei formatori, degli istruttori. Giuseppe Patrone è maestro del lavoro, non solo come titolo onorifico che gli è stato conferito, ma credo che sia un maestro del lavoro per tutta la sua vita, per quello che si porta dentro. Grazie. Io lo capisco. Abbiamo finito qui, vi ringrazio tutti di essere presenti e va bene, buona serata ora, va bene? Rompiamo le righe.